Ciao Papu. Ciao Giulio, come stai? Bene tu? Bene, 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 qua a casa. Fai benissimo anche noi, siamo a casa. Ho visto stamattina il tuo sfogo, ci sta. E in questo momento noi vogliamo portare con cronache un po' di positività e parlare di calcio. Bene, bene, dai, dai, che mi manca il calcio. Ma in questi giorni, ecco, da capitano, sono curioso, come stai gestendo la chat di gruppo? Come va? C'è un po' di malinconia, si vuole tornare a correre, a combattere? Come stai gestendo questo momento? Siamo divisi a metà, quelli che siamo rimasti fuori dal centro sportivo, siamo a casa con le nostre famiglie e quelli che sono single, che magari non hanno la ragazza o che non hanno nessuno, sono rimasti al centro sportivo, quindi cerchiamo di parlare ovviamente ogni giorno e niente. Ci sentiamo per vedere cosa fare, cosa non fare, il calendario, quando si reinizia, quindi siamo un po' così in Certo, questo periodo. anche a noi ci scrivono un sacco di ragazzi ogni giorno con la voglia di ricominciare il prima possibile, ma ora è giusto aspettare e ricordare quello che ci piace di più, ovvero il calcio. So che apprezzi particolarmente cronache perché da sempre proviamo a parlare del ruolo, della tecnica, della tattica. Qualche giorno fa con Bruno Fernandes parlavamo proprio di te. Tu sei negli ultimi 4 anni l'unico giocatore ad essere andato in doppia cifra per quanto riguarda gli assist. Però Bruno ci ha dato uno spunto veramente interessante. Lui diceva: in pochi nel calcio moderno notano il giocatore che fa il passaggio prima dell'assist. E Papu in questo è uno dei più forti al mondo. Tu cosa ne pensi? Questo è fondamentale, Sì, cioè il giocatore che rompe le linee avversarie e fa arrivare la palla al trequartista. ovviamente tutti rimangono magari all'ultimo passaggio, ma è anche molto importante magari il passaggio anche prima, perché fare smarcare un tuo compagno o liberare la giocata per sì lasciare libero l'ultimo compagno che fa l'ultimo passaggio è molto importante. Io guardo molto, come ti ricordi, Wyscout, Sì. quindi se chiamano passaggio chiave o key pass, che magari non è l'ultimo passaggio, è l'assist, diciamo, è un passaggio prima, quindi fare la giocata o fare un passaggio importante, così liberi un compagno tuo è importantissimo. E questo magari non si guarda tanto. Perché comunque un gioco come il vostro, magari tu parti col possesso, fai una volta al campo da sinistra a destra, una volta da destra a sinistra, poi lo rifai e a quel punto serve un giocatore con personalità, con tecnica, con coraggio, che rompe le linee avversarie e fa arrivare la palla nella zona calda. Poi lì ci puoi essere tu, Ilicic. Quest'anno, magari l'anno scorso lo facevi più te, che eri vertice basso, il passaggio per Ilicic o qualcun altro di tecnico. Quest'anno avete comunque De Ron, Pasalic, Freuler, che fanno arrivare palla a tu e Ilicic, che poi qualcosa inventate. Sì, è importantissimo, diciamo, ovviamente sarebbe spettacolare per me, per Ilicic, per gli attaccanti, aspettare palla a volte, ovviamente se ti arriva è spettacolare, no? Perché tu non devi abbassarti e sai che in qualsiasi momento ti arriva la palla, in tre quarti di campo, per puntare l'aria, questo sarebbe il massimo. Per quello io a volte mi abbasso tanto e magari io mi abbasso io e viene in avanti Freuler o mi abbasso io e va passa lì, ci occupa il mio posto. È una questione di meccanismi e quindi in questo momento siamo in due o tre che cerchiamo di fare questo ruolo per cercare di dare un po' di senso alla giocata e cercare di aprire gli spazi, aprire gli altri per cercare di magari lasciare da soli o uno contro uno a Ilicic o a Zapata o a Muriel.
Il tuo ruolo è cambiato tantissimo nel corso della tua carriera e molte volte. Io mi ricordo, e poi lo hai anche detto tu, ai tempi del San Lorenzo, con il Ciolo Simeone, che era allenatore, lui ti diceva che la tua carriera sarebbe sviluppata da estremo, cioè da esterno di centrocampo. E tu, che eri molto predisposto in età un po' più giovane al gol, alla fase offensiva, non eri proprio contento di questo. Oggi tu sei il jolly dell'Atalanta e se io devo pensare a un giocatore di sacrificio che mette davanti la squadra rispetto a se stesso, penso a te. Cosa è cambiato in questi anni? No, è cambiato tutto. Io mi ricordo che il Ciolo, io giocavo 4-4-1-1 dietro la punta, sempre una punta di spessore, e io mi muovevo dove volevo, no? Quando sono andato a San Lorenzo e c'era il Ciolo voleva giocare 4-3-3 e mi voleva fare la fascia, no? Come esterno. Certo. E io nel mio pensiero, nella mia gioventù, diciamo, io dicevo no, ma se io faccio tutta la fascia mi stanco e non arrivo in porta stanco, o se devo fare la fase difensiva dopo non ce l'ho la gamba come per attaccare. Allora lui si arrabbiava tantissimo e litigavamo ogni giorno. No, partivano degli insulti pazzeschi. Perché io sempre sono stato un po' di personalità, allora a me non me ne fregava avere 19-20 anni, io rispondevo. E piano piano ho cambiato un po' questa personalità per bene, no? Certo. Allora lui mi ha detto, guarda, il giorno che andrai in Europa tu farai l'esterno d'attacco perché sei piccolo di statura, perché sei veloce. Allora lo Monaco ai tempi di Catania mi ha visto una partita Independiente San Lorenzo, mi ha visto fare tutta la fascia facendo un recupero in fase difensiva. Allora mi ha preso per fare il 4-3-3 nel tridente, non so se ti ricordi, Mascara, certo. Gomez, Maxi Lopez. Assolutamente. Quindi così è iniziato tutto. E dopo ovviamente, grazie un po' al mister Gasperini, grazie al lavoro che ho fatto in questi anni, sono riuscito a evoluzionare come giocatore. Da giocare nella fascia a giocare una seconda punta, a giocare tra il terzino e il difensore centrale, muovendomi sempre sulla fascia sinistra, ma più dentro. E gli ultimi due anni di tornare a fare il trequartista come lo facevo nel settore giovanile, che io guardavo tantissimo Aymar, Pablo Aymar, Juan Román Riquelme, sono cresciuti con loro, Andrés D'Alessandro, tutti questi trequartisti che uscivano dal calcio argentino, sono cresciuto con loro, quindi sono riuscito agli ultimi due anni a tornare un po' come giocavo prima io. Quindi ovviamente non è il calcio di prima, di 15 anni fa, dove il trequartista si metteva le mani a fianco e aspettava che le arrivasse il pallone, non tornava mai indietro, non faceva mai una corsa per aiutare i compagni, solo dedicava il suo calcio a far giocare gli altri. Adesso ha cambiato un po' e se non corri non puoi giocare in questo calcio. Hai citato i due allenatori forse penso più importanti della tua carriera, Simeone e Gasperini. Se io oggi devo pensare a due allenatori con un calcio molto diverso, quasi agli antipodi, penso a loro due. Sì, però diciamo che anche nella mia fase di crescita Marco Giampaolo è stato fondamentale, perché è stato il primo allenatore mio in Italia. Io sono arrivato dal calcio argentino senza sapere la lingua, senza sapere molto di tattica, e lui appena sono arrivato a Catania mi ha messo a titolare e mi ha fatto crescere dal punto di vista tattico. Quindi per me anche Giampaolo è stato fondamentale nella mia carriera. Ovviamente il Ciolo e Gasperini non si assomigliano molto in questo momento, ma il Ciolo, quando ha iniziato a fare la carriera di allenatore,
lui era un pazzo dall'attacco, lui metteva 4-5 attaccanti, e le sue squadre erano molto diverse a quelle che sono adesso, magari l'Atletico Madrid. Ma io mi ricordo al River e al San Lorenzo, lui faceva un gioco molto offensivo. Anche con le Estudiantes che aveva vinto anche il campionato con le prima. Sì. Lui mi sa che l'esperienza a Catania, magari il fatto di non giocare in una big e non lottare per lo scudetto e lottare per la salvezza, forse le ha fatto cambiare un po' di opinione, le ha fatto cambiare un po' il suo modo di vedere il calcio. E dopo penso che all'Atletico Madrid lo ha fatto vedere. A Bruno Fernandes ho cercato di non fargliela, ma poi gliel'ho fatta la domanda su Cristiano Ronaldo e ci ha dato un aneddoto bellissimo. Io su Lionel Messi voglio riportarti un aneddoto. Aspetta, stacco un attimo. Mi senti? Ecco. Sì. Perché sentivo malissimo. Voglio riportarti un aneddoto che mi aveva sempre colpito. Finale del 2011. A Wembley, Manchester United e Barcellona. Sì. Massimo Marianella, il telecronista di quella partita, racconta che negli ultimi 4 anni precedenti il Barcellona aveva analizzato le partitelle in allenamento della squadra e il 95% era la percentuale della squadra che giocava con Leo Messi di vittoria. Cioè, quando giochi con Messi in partitella vinci sempre. È vero? Sì, ci sta, ma ti dico, a me nel nostro piccolo mondo, ovviamente non siamo a livello del Barcellona neanche di Messi, ma a volte succede che quando giochi nella squadra, non so, io ti dico, se io gioco nella squadra di Ilicic ho più possibilità di vincere sicuramente. È normale che quando si trovano 2-3 giocatori di un tasso tecnico molto più alto, hai molta più probabilità di vincere, è normale. Ma allenarsi con Messi che cos'è? Beh, diciamo che è da imparare tutto il tempo. Il problema è che anche se tu vedi il video di lui, che se mi metto a vedere su YouTube o lo vedo nel vivo e cerco di imitarlo, è impossibile. Perché lui fa le cose a una velocità altissima, ha un piede poche volte visto, non so se... Nella storia, probabilmente. Nella storia, quindi magari sì, va bene, mi metto a farlo, ma non riuscirei mai a farlo, perché lui lo fa a una velocità, a una precisione unica. Quindi questo è quello che fa la differenza, lo stop, il controllo orientato. Lui a volte, sì, ti salta in velocità, ti salta per un dribbling, ma anche ti salta solo con stoppare la palla. Quindi questo già ti dà magari 2-3 secondi. Certo. Quindi, vabbè, allenarsi con lui penso sia il sogno un po' di tutti. Sì, è il massimo. Ovviamente tu... non so, ognuno ha il suo obiettivo nel suo lavoro. Io ho avuto la possibilità di giocare contro Cristiano Ronaldo come avversario e come compagno avere Lionel Messi, quindi questo per me è il massimo. Immagino. Nel video che avevamo fatto insieme, in cui giocavamo a calcio io e te e raccontavamo un po' i tuoi segreti dal punto di vista tattico e tecnico, poi c'era la parte anche un po' più leggera in cui mi avevi raccontato, mi aveva colpito, che anche nello spogliatoio dell'Atalanta c'è la guerra per lo shampoo e quello è una cosa bellissima. Intanto se me la racconti e poi ti faccio la domanda. No, diciamo che la guerra è per tutto, non solo lo shampoo, il bagno schiuma, tutto, sempre. Io e qualcun altro cerchiamo di una volta al mese o ogni 2 mesi fare la spesa e compriamo una scatola piena di tutto, deodorante, dentrificio, tutto quello che può servire dentro allo spogliatoio.
vado al supermercato, lo compro e lo lascio lì per tutti. E il problema è che sono ultimamente sono l'unico, quindi... Vabbè, sei il capitano, l'ultima volta sono andato con Muriel al supermercato e ho detto dai, compro io, faccio io. Vabbè, lo accompagno, ha fatto tutto, ha messo tutto nel carrello e alla ora di pagare mi ha detto no, dai, paghi te. Quindi mi ha inculato. Totale. Sì. Quindi va bene così, dai. Sì. Sono le responsabilità di fare il capitano. Sì, per forza. No, e in questo periodo off, in cui non giocate, c'ho una curiosità. Come gestisci e come curi le tue scarpe? Perché ci sono tante scuole di pensiero. C'è chi gli dà il grasso di foca, chi ci mette la carta dentro, chi lo sforma scarpe. Tu cosa fai? Io, quando mi arriva uno scarpe nuovo, di solito lo metto un giorno almeno e lo lascio in acqua. Prendo una vaschetta di acqua calda. Sì, all'inizio sarà calda bollente e dopo ovviamente rimarrà fredda, ma lo lascio in acqua un giorno. Così con questo almeno a me mi serve e migliora le scarpe i primi giorni, perché sono abbastanza duri, quindi questo mi serve. E dopo sì, ovviamente quello di foca, prima di giocare la domenica, sì, le do una passatina lì. Bella questo, che così anche i ragazzi che ci scrivono sempre adesso sanno come Papu gestisce le sue scarpe. Sui tifosi dell'Atalanta, che ne parliamo sempre, abbiamo parlato anche con Marco Enderon, sono qualcosa di speciale. Però voglio raccontarti una cosa che mi ha colpito. In questi giorni ho visto un video su YouTube, visto che abbiamo tanto tempo, sì. Un documentario di Copa 90, sono dei ragazzi bravissimi a livello internazionale, che parlava visto, di l'hai visto? Di Bergamo, sì, di Brescia. E a me ha colpito, che onestamente non lo sapevo, questo modo di approcciarsi allo stadio. Cioè che il tifoso dell'Atalanta non dice vado allo stadio, ma vado all'Atalanta. È una cosa clamorosa. Sì, questo è molto famoso tra di noi. È qualcosa di speciale. Io non posso parlare delle altre tifoserie, perché io conosco Catania e Atalanta qua in Italia. Ovviamente so che il tifo del sud è diverso per tanti motivi, magari culturalmente. A Catania era molto caldo, molto. Mi faceva ricordare alla tifoseria sudamericana, l'Argentina, ma devo dire che quando sono arrivato qua è pazzesco il tifo dell'Atalanta. Il tifoso bergamasco ha un senso di appartenenza pazzesco con la squadra, con la città, e questo prima o poi al giocatore lo mette dentro. Perché è così, uno vive la città, ogni domenica quando gioca allo stadio lo vive, quindi piano piano, soprattutto quelli che magari sono da 2, 3, 4 anni qua, si sentono bergamaschi, si sentono parte della storia d'Atalanta. Ecco, la storia l'avete già scritta, e la state scrivendo settimana dopo settimana, ma prima di andare a letto, magari in questi giorni in cui c'è la testa un po' più libera, ma sei con Linda e parli, ti confronti, una volta a quella coppa con le orecchie, ci hai mai pensato? Per un secondo? Linda mi dice sempre, perché Linda mi mette pressione, Linda vuole vincere lo scudetto e vuole vincere la Champions. Linda è così, è molto ambiziosa. Linda questo anno mi ha detto, ancora non ho capito come non state lottando per lo scudetto, così. E io sempre le dico calma, stiamo già facendo sai, tanto. Certo. Un po' come per Cassi, sai che ogni anno ti dice vogliamo la salvezza, vogliamo... un po' per scaramanzia. Ma te dico, anche io pensandolo un po', questo anno come si è fatto la squadra, l'esperienza che ha acquisito la squadra e i giocatori che ha preso l'Atalanta questo anno, forse se no non perdevamo
qualche punto stupido, potevamo avere magari 5-6 punti in più e stare più vicini lì, più vicino allo scudetto. Ovviamente mancano ancora 12-13 giornate e sarebbe folle, ma ti dico che come gioca l'Atalanta e le cose che fa in Champions League e gli ultimi 4 anni, non sarebbe molto folle pensare a lottare per lo scudetto. Ecco, invece sulla Champions, so che non te lo voglio far dire, però ci penso io. Cioè, io al sorteggio che ci sarà, onestamente, in questa fase, se fossi una delle avversarie, non sarei contento di pescare l'Atalanta. Cioè, sono sincero. Per niente. Sicuramente. Guarda, io l'ho detto quando abbiamo pescato il Valencia. Ovviamente che io preferivo il Valencia perché era la portata dell'Atalanta come livello. E sicuramente il Valencia avrà pensato che fortuna, ho pescato l'Atalanta, che sicuramente non ha nessuna esperienza in Champions. Il problema adesso è questo, che sicuramente nessuna squadra ci vuole incontrare perché non sa cosa può succedere. Sicuramente questo è più positivo per noi perché magari il non avere nessuna esperienza in questa competizione, magari andiamo a giocare con la testa più libera, non so che succederà, ma siamo magari la mina vagante della Champions, forse con Lipsia, perché Lipsia veramente è una squadra tosta che gioca molto bene anche. Senti, invece torniamo un attimo più leggeri. Senza parlare di calcio, qual è la prima cosa che farai quando finirà tutto questo disastro? La cosa che ti manca di più? A me la colazione al bar con il sole e il giornale. No, a me sinceramente mi manca, diciamo, prendere la macchina e quelli 25 minuti che ho da Bergamo a Singonia, sentendo la mia musica, pensare a quello che faremo nell'allenamento, pensare alla partita della domenica, quelli 25 minuti che non sono niente, ma che per me forse è il momento che sono più da solo, senza la famiglia, il momento più mio, mi manca tantissimo. Quando vado magari in ritiro, che sto già pensando alla partita, o non so, vedere i compagni, sono quelli 25 minuti che mi mancano tantissimo. Papu, grazie davvero. Adesso abbiamo anche un attimo problemi di linea, però grazie di cuore, è stato bellissimo. Ci sentiamo presto, molto presto. Ciao Giulio, un abbraccio grande. Saluti a ciao, tutti, grazie. Ciao Papu, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. Saluto tutti, ciao.